Si è appena conclusa a Stradella, ma è già pronta per ripartire per altre località della provincia, la mostra Panoramix, la magia del paesaggio, realizzata dall'Associazione Energetica con il contributo della provincia di Pavia. Nei 3 giorni di apertura all'iniziativa hanno partecipato circa 300 ragazzi delle scuole elementari e medie. Lo scopo degli organizzatori è quello di sensibilizzare i ragazzi, ma non solo, sul tema del paesaggio, riprendendo il filo delle riflessioni espresse dalla Convenzione europea siglata a Firenze nel 2000, che oltre a dare una definizione univoca e condivisa di paesaggio, ha disposto una serie di provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela che gli Stati membri si sono impegnati ad applicare. Cerchiamo di stimolare nei ragazzi la riflessione sul fatto che il paesaggio non è solo una bella cartolina, bella o brutta, perché purtroppo spesso nelle nostre città viviamo delle realtà anche degradate. Ecco, l'idea di fondo è che il paesaggio, il nostro ambiente di vita, è qualcosa di cui possiamo prenderci cura e anzi, appunto, non solo non degradarlo, ma in qualche modo migliorarlo. E per questo è importante che ognuno prenda consapevolezza di questo fatto, e cioè che il paesaggio è un po' la nostra casa allargata. Ecco, allo stesso modo in cui ci prendiamo cura di casa nostra, così ci potremmo prendere cura di un bene comune importante. Dalla sala Nerina Brambilla di Stradella, la prossima settimana la mostra sarà alla scuola media Marie Curie di San Martino Siccomario, per poi ripartire alla volta delle elementari Regina Margherita di Vigevano.